dentro a sorpresa a Genova per rimontare e poi contro Fiorentina e Stella Rossa per provare a sbloccare il risultato. Ad Amonas è la sorpresa di questo avvio di stagione del Napoli perché lo scorso anno era stato relegato ai margini e sembrava, dopo la campagna acquisti estiva, che in questa stagione le cose non sarebbero cambiate. Invece, ora il franco-algerino sogna addirittura l'esordio da titolare in campionato perché con il suo mancino ha conquistato Ancelotti che potrebbe presto dargli fiducia dal primo minuto. Del resto, sono lontani i tempi delle patatine fritte, quelle che ad Amonas riponeva spesso sulla pizza facendo inorridire con le sue foto sui social i napoletani e lo staff medico azzurro. Era l'estate 2017 ed Unas stava per sbarcare in Italia mettendosi a disposizione di Sarri quale alternativa a Caglione. Il direttore sportivo Giuntoli, che aveva deciso di puntare su di lui nonostante un'ultima stagione non sfavillante con il Bordeaux, gli aveva spiegato chiaramente il suo ruolo inorganico ed Adam aveva accettato sereno. Punto desktop minore di spent plus uguale notification / Spanancelotti c'è mancato poco, ma quel poco conta. Gazzetta.cerix link copia embed copiati potrebbero interessare anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui. Accetto security warning please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook help center for more information. Freestyle, sapeva di valere e chiedeva solo una occasione. Sarri gliene ha concesse poche e lo ha definitivamente bocciato dopo Napoli-Atalanta di Coppa Italia, partita nella quale effettivamente Unas ci capì poco o nulla. Una serata da dimenticare, o da ricordare e mandare a memoria per non commettere più certi errori, dei quali Unas, secondo Ancelotti, ha fatto tesoro. Il buffetto consolatorio ricevuto da Carletto quando, dopo il gol del 2-2 con il Milan, il tecnico gli ha chiesto di rimettere la tuta perché non sarebbe più entrato in campo è diventato virale. Un gesto che ha galvanizzato Adam, capace poi di stupire chi non lo conosceva con le sue sgasate. Roba da freestyle. Del resto, Unas ascolta proprio musica rap ed è bravo in campo soprattutto ad improvvisare. Difficile farlo nello spartito di Sarri, più semplice riuscirci con Ancelotti, che adesso lo immagina proprio come l'uomo in grado di cambiare volto alle partite con le sue accelerazioni.